Leccarsi le ferite, reagire e tornare subito a vincere. Il Campobasso deve rialzarsi dopo la sconfitta dell'Aquila che fa masticare amaro una tifoseria che ancora una volta aveva risposto alla grande, in modo massiccio, invadendo gli spalti del Gran Sasso d'Italia. Non c'è tempo per riflettere, bisogna voltare pagina perché il campionato corre e l'avversario pure. Domenica a Selvaviana altra sfida delicata con Roma City, ambiziosa squadra capitolina che ha accumulato qualche punto di ritardo rispetto alle primissime posizioni. All'andata rifilò un duro 3-1 ai lupi inducendo Rizzetta a esonerare Mosconi e De Filippis per affidarsi a Pergolizzi e Filipponi. Il presidente arriverà nel fine settimana dagli Stati Uniti assieme al partner rossoblu Mark Consuelos. Entrambi daranno la carica alla squadra e assisteranno al match dalla tribuna. L'imprenditore italo-americano ha lanciato un messaggio sui social. Ci aspettano 13 finali, ha detto. Servono sostegno, lotta e ottimismo per mantenere il primo posto. Il campionato è lungo e se restiamo sulla stessa barca possiamo vincerlo. Domenica, dopo la partita persa, il club ha deciso di non far parlare il mister e i calciatori, ma soltanto il direttore sportivo, il quale non ha nascosto la delusione, ma al tempo stesso si è detto convinto della reazione di nonni e compagni. Beh, primo tempo, diciamo, equilibrato, dove il Campobasso ha tenuto bene il campo, era presente, abbiamo avuto quell'occasione. Il secondo tempo, dopo il gol, un po' abbiamo perso le distanze, la bussola, e poi il 2-0 secondo me dice poco. Quello che un po' non doveva accadere è l'espulsione e l'ammunizione nel parapiglia finale, che comunque a fine gara dobbiamo rimanere sempre calmi perché le partite ce ne sono tante e abbiamo bisogno di tutti. I numeri dicono che comunque siamo lì nel giro di 2 punti, 3 squadre importanti, forti. Io sono convinto che noi siamo una squadra forte, siamo una squadra con calciatori forti, che abituati anche a vincere campionati, e quindi ci riprenderemo.